Ciao a tutti, allora in questo freddissimo venerdì pomeriggio mi vedete, sono molto rilassata perché oggi mi sono regalata una cosa che non mi regalavo da una vita, cioè un massaggio. Sono andata dall'esterista e mi sono fatta fare un massaggio, infatti ho i capelli con un po' di olio dentro, tanto dopo li devo lavare. Negli ultimi anni, prima facevo sempre il massaggio completo, e solo che negli ultimi anni posso dire che mi dà un po' fastidio essere toccata, soprattutto tipo sulla pancia, così non mi piace tanto. Quindi ho optato per un massaggio alla schiena e alla testa e me lo sono meritato. Comunque. Adesso sto morendo di freddo e mi sono fatta una tisanina. Volevo rispondere al tag TMI, cioè Too Much Information. Ne ho visti tanti di questi tag, e l'ultimo è stato quello di Lenia, cioè Simplina Bichi, e lei è molto diligente e ordinata, quindi sotto c'erano tutte le domande tradotte in italiano. E ho visto che ho diverse cose in comune con lei e ho deciso di rispondere. Naturalmente, io non sono preparata, nel senso che sì, ho sentito le domande, ma non me le ricordo, cioè non ho pensato a delle risposte. Ah, ieri sono andata a farmi il gel, è un color ciclamino. Adobo, Madonna mia, sono bianca sto fondotinta, ma che è? No, vabbè. Comunque, avevo un trucco bellissimo col viola stamattina fatto con la Device 2, ma vabbè. Sono tante domande, verrà un video lunghissimo. Allora, ma tanto mio marito va a prendere lui le bambine oggi, mi ha guardato e ha detto: "Tu rilassati", che non era "tu amore, rilassati, non ti preoccupare", era "tu rilassati". Ecco. Allora, cosa stai indossando? Allora, ho un splendido maglioncino color ciclamino per l'appunto. E sotto ho un paio di pantaloni della tuta. Il maglioncino no, non è da casa, è caruccio, giusto perché non potevo presentarmi proprio sempre solo col pile. E sotto ho un pantalone che è della linea Premavant di Bonprix, che è enorme perché è una taglia spropositata, che mi andava largo addirittura in gravidanza, quindi figuratevi adesso. Sei mai stata innamorata? Sì, sono anche... non lo devo fare il massaggio, mi devo rilassare. No, non sono in... Sì, sono innamorata delle mie figlie, dei miei amici, di mio marito, della mia famiglia. Ho avuto, insomma... Hai mai avuto una brutta rottura? No, brutte rotture no, ma perché io non è che sia stata così papabile, nel senso che insomma, se pigliano, cioè non è che ho avuto tanti fidanzati, tante cose, insomma, tante storie precedenti. Ho avuto dei fidanzatini, però contate anche che io e mio marito ci siamo fidanzati, io avevo 17 anni, quindi ero una bambina, mi ha preso nel fiore degli anni. Ah, quanto sei alta? Alta, alta è una parola grossa. Sono 1,63 m. Quanto pesi? Non si chiedono queste cose, ma peso 25 kg in meno di prima. Quindi, insomma, va bene, dai. Quando raggiungerò tra un paio di mesi io vi dirò quanto pesavo all'inizio e poi vi dirò dove sono arrivata. Hai qualche tatuaggio? Grazie al cielo no, nel senso che non li preferisco. Mi piace guardarli, alcuni sono splendidi, ma mi penso a 70 anni con la pelle cadente, già c'ho mo la pelle cadente, quindi figuratevi col tatuaggio. Però, insomma, mi piacciono quelli piccoli e discreti, quelli grandi grandi li guardo, alcuni sono meravigliosi, però su di me non riuscirei mai. Hai qualche piercing, come chiamava mio padre il Pirkins, piercing, il Pirkins? No, nessun, mi danno fastidio, tranne ai lobi delle orecchie, non ho fori. Coppia preferita nella finzione. Allora, tornando proprio al passato. Ci ho pensato, allora, mi piace tanto la coppia di Bones,
che è un telefilm su appunto una patologa forense e un poliziotto, quindi la loro relazione. Tornando dietro e dietro c'è una coppia sola che non è Ross e Rachel. Ho sentito che per esempio lei mi diceva Ross e Rachel, ma per me è Brenda e Dylan. Io sono ferma, Brenda e Dylan di Beverly Hills. Non so se le giovanissime che mi seguono conoscono, ma suppongo di sì, Beverly Hills 90-210, non la versione nuova, insomma, ha fatto veramente storia. Show preferito, show inteso come telefilm, ok. Ne ho una sfilza perché io guardo davvero davvero di tutto. Mi è piaciuto molto ultimamente super, vabbè, Supernatural è nel cuore anche se insomma, opinione comune dei fans è che insomma le ultime stagioni erano inutili, ma è sempre un bel vedere, quindi voglio dire, possiamo anche star qui a parlarti niente. The Following mi è piaciuto. Pretty Little Liars mi è piaciuto. Revenge mi è piaciuto, però l'ho abbandonato un pochettino. Io vado, ma insomma, dov'è la mia agendina con l'elenco? Io perché devo spuntare sempre le puntate che vedo, perché sennò non mi ci raccapezzo più. Grey's Anatomy a me è piaciuto tanto. Poi, band preferita, una sola, Forever and Ever in My Heart, Guns N' Roses, cioè Guns N' Roses, sempre, sempre. C'è qualcosa che ti manca. Vabbè, oltre a metà della famiglia decimata, nel senso, sì, mio padre mi manca. Mio padre e mia madre mi mancano giorno per giorno, forse mi mancano, cioè mia madre mi manca più adesso che quando ero una ragazza, col senno di poi. Mi dispiace, dovrei essere quella che dice, perché so che tanti di voi sono nella mia situazione, quella che vi dice non vi preoccupate, andrà tutto bene, poi si dimentica. No, non si dimentica niente, è che nella vita ci si abitua a tutto, anche al dolore. E quindi tu sei felice, ci sono le cose belle nella vita, ma tu hai sempre quel dolore acutissimo che c'è, che non ti impedisce di vivere perché la vita ti trascina in avanti comunque. Però c'è. E poi cosa mi manca? Mi manca un po' di serenità, però ringraziando il cielo ho un tetto sulla testa, e cibo caldo nello stomaco fin troppo e quindi mi accontento anche se vorrei, ma tanto poi sono cose materiali. Le cose materiali ti danno quel, soddisfazione momentanea. Però poi, insomma, alla fine ti serve altro. E da regina questa frase me la rimangio subito perché i diamanti sono per sempre, i gioielli sono per sempre, ti danno soddisfazioni a lungo termine. Canzone preferita, Always di Jon Bon Jovi. November Rain dei Guns N' Roses. Always perché è la canzone mia e di mio marito. E chissà se se lo ricorda. Lo interrogo stasera. Quanti anni hai? 36 coccozze ben portate, quest'anno 37. Segno zodiacale Scorpione con ascendente Scorpione. Non si nota proprio per niente. Qualità che cerchi in un partner. L'onestà. L'onestà. La pulizia di animo, anche se poi la vita ti porta che ti viene voglia di. Sì, io lo so, questa cosa c'è. Comunque, sì, l'onestà, la bontà d'animo, ecco, bontà d'animo. Citazione preferita. I diamanti sono i migliori amici di una ragazza. No, quale parte di Sono la regina non ti è ben chiara? No, comunque sì, questa mi piace. Questa sì. No, scherzo. Attore preferito? Oh.
Attore preferito? Ce ne sono tanti che, devo dire la verità, mi piacciono. Quando andavo al cinema e vedevo più film, non lo so, in questi giorni sono fissata un po' per Tony Servillo perché ho visto The Great Beauty, che mi ha dato un fastidio. Allora, ditemi una cosa, PS, un video lunghissimo. Mi hanno dato fastidio due cose. Uno, che tre quarti della popolazione italiana ha detto che il film faceva veramente schifo dopo 10 minuti che l'aveva visto, quindi non è arrivata alla fine, ha detto che il film faceva schifo e boh, finita così. Seconda cosa, alla premiazione degli Oscar, un film che vince il premio come miglior film straniero viene presentato con il titolo in americano. No! Il film si chiamava La grande bellezza, non The Great Beauty. E poi, a me è un film che è piaciuto. Non è il solito film, è un film che dà da pensare, è un film molto triste, ma veramente dà tanti spunti per riflettere. Allora, una cosa è che lo vedi tutto e mi dici non mi piace, una cosa è che vedi 5 minuti e mi dici non mi piace. Ah, colore preferito? Viola, viola. Ah, vabbè, altri attori, vabbè. Brad non mi dispiace. Brad non mi dispiace proprio. Ma ce ne sono altri. Mi piace Robert De Niro moltissimo. Diciamo che i colossi mi fanno impazzire. Cioè, i veri attori mi piacciono tantissimo. Cioè, quelli ve vecchia scuola. Colore preferito, viola. Ma non si capiva proprio per niente. Musica ad alto o basso volume, sempre altissimo volume. Io adoro sentire la musica ad alto volume, mi piace tantissimo. Prima sentivo, scusatemi, che eleganza! Prima sentivo il Guns N' Roses ad altissimo volume, adesso la mattina andando a scuola noi sentiamo Popoff ad altissimo volume. Dove vai quando sei triste? Niente, in camera mia. O se la situazione lo consente a fare shopping. Quanto tempo impieghi per la doccia? 5 minuti. Mio marito ci mette 20 minuti, io ci metto 5 minuti. Quanto tempo impieghi per prepararti la mattina? Un quarto d'ora al massimo. Stamattina mi sono anche truccata. Cioè, un quarto d'ora al massimo riesco anche a truccarmi e farmi la doccia e prepararmi poi. Hai mai fatto una rissa? No, no, mi si rovinano le unghie. No. Grazie al cielo non mi è mai capitato. Veramente non mi è mai capitato. Cosa ti accende? Tutte le cose nuove. Io sono un po' incostante. Quindi tu dammi una cosa nuova, che sia un film, un libro, una cosa nuova da andare a vedere. Io sono contenta. Cosa ti spegne? Cosa ti spegne? Non lo so. Cioè, magari un giorno sei tanto tanto allegra e arrivi a casa tutta yeah, e vedi qualcuno che ti guarda così, oh no, mamma mia, cioè, non lo so cosa mi spegne. Stavo fissando. Signore, che ti stende i panni, non lo vedo più. Non lo so cosa mi spegne. La cafonaggine, sì, la maleducazione e la cafonaggine. Per quale motivo hai aperto un canale YouTube per divertimento? Mi piaceva l'idea di farlo. Hai paure? Oh, tantissime. Io ho vissuto gran parte della mia vita piena di paure, adesso sono un po' migliorata, però la prima paura è sempre quella della morte. Io ho il terrore, ma visti i miei precedenti voglio capirlo. Quindi per me c'è stato un incidente. Io non penso qualcuno si è fatto male, io penso qualcuno è morto. Che non è bello vivere così perché non conosco mezze misure, cioè o sei vivo o sei morto, non sei malato oppure ti sei fatto male. Cioè, io vado in panico per queste cose. E ho paura per dei gechi, che sono quelle lucertoline trasparenti, bianche. Io
Non riesco, non riesco. L'ultima cosa che ti ha fatta piangere, il video di Save the Children, quello sul fatto per i bambini della Siria, per la guerra in Siria. Sì, ho pianto davvero. L'ultima volta che hai detto ti amo a qualcuno, stamattina alle bambine, stamattina alle bambine. Il significato del tuo nome su YouTube, allora, Baxl, Vidi Valentina AXL di Axl Rose, leader dei Guns N' Roses. L'ultimo libro che hai letto, Doctor Sleep di Stephen King, sì. Il libro che stai leggendo in questo periodo si chiama La sedicesima luna, era in offerta su Kindle Store, quindi ho preso la sedicesima, la diciassettesima e la diciottesima. È un fantasy, non è male. L'ultimo show che hai visto. Ah, no, mi fa ridere questa cosa. Sto aspettando la nascita dei gemelli di It's Judy Life. Quindi siamo in trepidante attesa, ma credo che siano nati. L'ultima persona con cui hai parlato, mio marito, 10 minuti fa, un quarto d'ora fa. Che relazione c'è tra te e l'ultima persona? Che relazione c'è tra l'ultima persona a cui hai scritto? Chi ho scritto? Mia sorella, mia sorella, mia sorella mi ha mandato questa. Aspettate, ve la faccio vedere. Mi ha mandato questa, mi ha mandato anche questa. Quindi ci divertiamo così. Cibo preferito, qualsiasi cosa. Pre-intervento era pizza, rustici, qualsiasi tipo di cose salate, di lievitati. Adesso ho un amore malsano per la pastina al sugo con il parmigiano. Sì, lo so. Anche il pesce arrostito mi piace molto ultimamente. La carne faccio difficoltà. Mi sono cambiati proprio i gusti comunque, non ho più attrattive per diciamo determinate cose. Il gelato alla banana fatto col Bimby senza zucchero che con la banana congelata. Congelata, non scongelata. Posto che vuoi visitare, New York, assolutamente. Ultimo posto in cui sei stata? Oddio, da quando ho avuto le bambine non è che ci siamo mossi tanto. L'ultimo viaggio che ho fatto è stata Pisa, quindi. Hai mai avuto un incidente? Sì. La sera tra la prima prova di italiano dell'esame di maturità e la successiva prova, una macchina non si è fermata, doveva svoltare a sinistra e io dovevo andare dritto e mi è venuta proprio nella fiancata. Io stavo guidando la macchina di quello che sarebbe stato il mio futuro marito. L'ultima volta che hai baciato qualcuno, mio marito prima, l'ultima volta che sei stata insultata. Allora, devo. Oh, l'altro giorno ho dovuto bannare una persona da Facebook perché ha detto che sono grassa con pochi capelli, la dermatite è un altro problema e si era offesa perché. E nel video precedente avevo detto di avere la voce da trans, mentre si dice trans viene usato, deve essere usato al femminile. Lo stomaco mi fa le bizze. Gusto di caramella preferito? Non ne mangio, non le mangio le caramelle, però vado pazza per due caramelle. Una è quella al miele dell'Ambrosoli. E un'altra sono le Rossana. Io le amo, mi sa che le ho sognate stanotte di mangiarle.
Sapete che dicono che sognare le dolci significano dolori? Vabbè. Che strumento suoni? Alle medie facevo il triangolo, vi ho detto tutto. Pezzo preferito di gioielleria? Mi piacciono molto le collane. Sì, le collane mi piacciono tanto. L'ultimo sport che hai praticato? I workout. L'ultima canzone che hai cantato? Pop off. No, o pop off o il coccodrillo come fa. No, il coccodrillo come fa. Frase da rimorchio preferita? Non ho mai rimorchiato in vita mia. Cioè, io ero quella tipica ragazza grassa, anzi obesa, che nessuno si filava. Quindi ero tanto simpatica come amica, però nessuno, quindi non... L'hai mai usata? No, perché non ho mai usato frasi da rimorchio. L'ultima volta che sei uscita con qualcuno? Uscita in che senso? Tipo cena? Domenica con mio marito siamo stati fuori una mezz'oretta, un'oretta. Chi dovrà rispondere a queste domande dopo di te? La 50esima ci abbiamo fatto. Chi vuole? Siete tutte quante taggate. Tutte. Aspettate, tagliamo qualcuno. No, dai, tutte. Tutte quante. Chi... È carino, mi piacciono i tag. Io adoro i tag. E quindi... Ma qualcuno l'altra volta mi aveva detto che c'avevo un risucchio quando bevevo. Lo sapete che non ci ho fatto caso. Fatta apposta. No, quindi molto molto carino questo tag. È troppo 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 carino, è super super divertente. Sì, voglio sfottere a morire chi voglio. Oh, qualcuno mi ha scritto che pensa ai fatti tuoi e non sfottere gli altri. Oh, santa pace, avete una vita triste, senza e magnatevi un sorriso. Basta, io sono contenta, oggi ho fatto il mio massaggio. Lo sapete che il contorno occhi che sto provando mi piace assai? Poi ne parlerò. Vabbè, io vi saluto, questo video sarà durato 1.000 miliardi di minuti e... al prossimo video! Ciao!